Mister Antonioli, siamo alla vigilia della gara col Pavia. Che settimana di lavoro è stata questa? No, sicuramente tranquille, i ragazzi hanno lavorato bene, veniamo da una vittoria e soprattutto da una prestazione positiva fatta contro il Lentigione. Andiamo fuori casa contro una squadra comunque che ha 9 punti, importante, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare comunque di fare la partita e voglio vedere una crescita fuori casa, soprattutto a livello di personalità e a livello di gioco. Ecco, da 0 a 10 quanto sta bene fisicamente e mentalmente questa Reggia Audace e quanto ancora può crescere? No, secondo me possiamo crescere, dobbiamo crescere ancora tanto. Io faccio fatica a dare un giudizio, una percentuale, però secondo me saremo ancora su 60-70%. Quindi vedo che comunque i ragazzi si impegnano, si allenano, stanno entrando veramente con la mentalità giusta ed è quello che io devo guardare, gli allenamenti, per poi chiaramente la domenica passare a riscuotere il frutto del lavoro. Quindi devo solo fidarmi di quello e vedo comunque una squadra che si sta impegnando e sta facendo quello che gli chiediamo. Tutti disponibili, domani il gruppo sarà completo. Sì, tutti disponibili a parte Bonora e Pastore che sono infortunati da un po' di tempo, però ampia scelta a disposizione, giocatori importanti che sanno anche loro devono essere determinanti nel momento in cui entreranno a partita in corso. Ecco, che caratteristica ha invece l'avversario, il Pavia? L'avversario, il Pavia, è una squadra che comunque sta facendo un buon campionato, ha fatto parecchi gol e ne ha anche subiti alcuni, è una squadra che comunque tende a chiudersi per poi ripartire, quindi abbiamo visto che ha fatto magari più risultati fuori casa che in casa. Dobbiamo essere bravi a cercare di sfruttare magari alcune lacune che possono avere a livello difensivo, però sicuramente sarà una partita difficile come tutti in questa categoria. L'importante è l'approccio mentale e fare quello che proviamo in allenamento.